Previsioni Paolo Fox, weekend. L'oroscopo del 3 marzo. Paolo Fox è parte integrante dei Fatti Vostri e di Mezzogiorno in Famiglia, dove svela a tutti i telespettatori, tranne il sabato, le sue previsioni dell'oroscopo. Domani sarà alla corte di Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Fiscia per svelare le previsioni settimanali e la classifica dei 12 segni zodiacali. Ma come saranno oggi le previsioni dell'oroscopo di oggi di Paolo Fox? Scopriamolo con quelle dei primi 6 segni dello zodiaco. Ariete. La prossima settimana Mercurio e Venere entreranno nel segno. Nella seconda parte dell'anno vedranno il successo. Toro. È un cielo di riscossa. Entro la primavera devono prepararsi al cambiamento. Potranno definire e rafforzare una relazione. Gemelli. Nonostante non abbiano più Saturno opposto, sono ancora in una fase di disagio. Non devono riversare le tensioni in amore. Cancro. Fino ai primi giorni di marzo ha un grande cielo. Se hanno una sfida in corso potrà vincerla. Devono fare attenzione ai tradimenti sul piano lavorativo. Leone, finalmente i nati sotto questo segno hanno voce in capitolo. Le opposizioni planetarie non ci sono più. Infine la Vergine. C'è un recupero graduale. In queste ultime settimane ci sono state delle tensioni. Ebbene, stare attenti alla forma fisica. L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 marzo. Previsioni segno per segno. L'oroscopo di Paolo Fox con le previsioni di oggi 3 marzo 2018 per quanto riguarda i restanti 6 segni dello zodiaco. Bilancia. Potrebbero chiudere un rapporto importante. Cala un po' la fortuna negli incontri. Scorpione. I nati sotto questo segno sono nuovamente nel pieno possesso delle loro capacità. Hanno dalla loro parte molti pianeti favorevoli. Sagittario. Questa è stata una settimana sottotono, ma per fortuna la seconda parte del 2018 sarà decisamente positiva. Il consiglio dell'astrologo è quello di non discutere. Capricorno. Marzo mese di riflessione, ma questo sarà un weekend ricco di consensi. Acquario. Si recupera in amore, ma c'è ancora qualcosa da mettere a posto dal punto di vista della sfera economica. Infine il segno dei pesci. Questo sarà un weekend di riflessione. Sono un po' agitati e devono sopportare delle tensioni. Per sapere i voti di Paolo Fox assegnati ai 12 segni zodiacali durante l'ultima mezz'ora dei Fatti Vostri basta cliccare qui.